Benvenuti alla Scuola Normale Superiore, un benvenuto speciale naturalmente alla nostra relatrice Liliana Segre. Questo è uno degli incontri in normale, la serie di incontri pubblici della scuola, certo, ma io vorrei che fosse di più. Il mio desiderio, il mio obiettivo è che questo incontro sia un documento, una traccia permanente scritta nella memoria, nella carne della Scuola Normale Superiore e di tutta la sua comunità. Mi piace cominciare ringraziando gli amici che hanno reso possibile questo incontro, Maurizio Gabrielli e Clara Weisberger. Senza di loro questo contatto non ci sarebbe stato, non sarebbe stato semplice. Giustamente Liliana Segre limita il numero delle sue presenze, dei suoi interventi e noi siamo molto onorati che abbia scelto la scuola per una di queste testimonianze. L'amicizia con la comunità della scuola è nota. Mi piace dirvi che le porte della scuola sono sempre aperte per la comunità e anzi vi preannuncio che ci saranno delle nuove iniziative della comunità stessa che avranno luogo proprio qui alla Scuola Normale. Io ne sono molto lieto, mi compiaccio di questo fatto. Nel 1938 furono proclamate le leggi razziali. In quell'occasione la dinastia dei Savoia, il fascismo, la stessa Italia, si macchiarono di infamia. Spiace dire che questo atto trovò compimento qui vicino, come sapete, a San Rossore, dove il re proclamò, appunto, promulgò queste leggi, che ora vi proietto. Però una nota positiva è che è vicino alla Scuola Normale, perché è stato un normalista il presidente che ha proclamato il giorno della memoria. E questa è la legge istitutiva, perché è stata proclamata questa legge dal presidente Ciampi, allievo della Scuola Normale. Questo ci fa un grande onore e un grande piacere. Lo sapete, il 27 gennaio è stato scelto perché è la data in cui le truppe sovietiche liberarono il campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, del quale purtroppo oggi parleremo. Ma non solo in quella data noi dobbiamo ricordare i 6 milioni di ebrei assassinati e con loro i 2 milioni di rom e sinti, le centinaia di migliaia di portatori di una qualche disabilità o percepita tale, le diverse migliaia di omosessuali uomini, comunisti, pentecostali, testimoni di Genova. Questo lo dobbiamo ricordare ogni giorno. Ho voluto menzionare esplicitamente anch'io e ricordare le leggi razziali, citate peraltro giustamente anche in questa legge, perché queste leggi, questo abominio, colpì anche la piccolissima comunità della Scuola Normale. Paolo Christeller, che era un illustre storico dell'arte, era qui come lettore di tedesco e ne fu vittima. Pensate, Paolo Oscar Christeller fu insegnante di quel Carlo Azeglio Ciampi che ha firmato questa legge. La scuola ha insignito nel 1983 Paolo Christeller del perfezionamento honoris causa, il massimo riconoscimento che la nostra comunità può riconoscere. Ma torniamo a quel 1938 e a quelle leggi. Una bambina sbalordita si sentì dire dal padre che sarebbe stata espulsa dalla scuola, che non sarebbe potuta tornare nella sua classe. Usando le sue parole, che non era più una bambina come tutte le altre. Inizia da qui un percorso doloroso,
un percorso che passa anche attraverso quel campo di sterminio di Auschwitz che menzionavo poco fa, e con incredibile generosità Liliana Segre oggi condivide questa storia e questo percorso con noi. Io la rassicuro che noi ricorderemo. La rassicuro che lo ricorderemo e spero che lo ricorderemo ogni giorno. E lasciatemi usare le parole di Ban Ki-moon, segretario delle Nazioni Unite, che ha detto, e io spero che questo ne faremo, che noi sapremo applicare la lezione dell'Olocausto al mondo di oggi, al mondo nostro, oggi e domani. E do la parola a Liliana. Grazie ancora. Buonasera e grazie a tutti di essere qui in questa bellissima sala che lascia veramente sbalorditi. Entrando è la bellezza pura. Io sono abituata da 25 anni a parlare in tanti contesti, in scuole, in università, anche in certe parrocchie di sacerdoti che mi invitano, anche in palazzetti dello sport, però una sede così bella ancora a 85 anni non l'avevo ancora vista e mi fa veramente piacere di aver accettato questo invito. Io non sono un'oratrice, non mi sono mai occupata di politica, non ho mai insegnato e quindi parlo così con estrema semplicità, però di una storia, di una pagina di storia italiana, una pagina spesso dimenticata, spesso negata, spesso ridimensionata, spesso addirittura materia di barzellette profondamente offensive, spesso di mistificazioni, spesso di cose non dette, spesso e soprattutto di indifferenza. Così ho chiesto, quando il professor Beltrán mi ha chiesto che titolo dare a questo nostro incontro, di getto io ho detto indifferenza. Indifferenza è una parola molto semplice e molto complicata nello stesso tempo. E io credo che sia una delle cose che mi hanno fatto più soffrire nella vita. L'indifferenza io penso che sia molto più colpevole della violenza stessa, perché è una cosa vigliacca. L'indifferenza è davvero, è successo questo? Non mi ricordo, non c'ero. Ho voltato la faccia dall'altra parte per non vedere. Sono cose troppo impressionanti, preferisco che non se ne parli. Questo è stato un leitmotiv delle persone, di molte persone che ho incontrato e che incontro ancora oggi. Ma io ero una bambina, sono nata nel 1930 da una famiglia ebraica milanese laica, laicissima anzi, e non avevo mai fissato la mia piccola testa di ragazzina sul fatto che noi fossimo ebrei, perché la mia famiglia era estremamente integrata nel contesto milanese. E io andavo alla scuola pubblica di quartiere e l'unica differenza che c'era tra me e le mie compagne era che nell'ora di religione, eravamo forse in tre nelle elementari, che esonerate ovviamente dall'ora di religione, correvamo in corridoio, eravamo molto invidiate da quelle altre che dovevano stare in classe, quindi noi felicissime correvamo su e giù nel corridoio. E fu veramente un colpo gravissimo, perché i bambini sono molto sensibili, i bambini capiscono tanto più di quanto noi adulti
poi non ce lo ricordiamo di quando eravamo bambini, che quella volta che mi sentii dire, dovevo andare in terza elementare, che la scuola mi aveva espulso, io subito chiesi ma perché, che cosa ho fatto? E quel perché mi ha seguito poi nella vita mille volte, ma perché io non posso più andare a scuola? Perché sono stata espulsa? Essere espulsa dalla scuola, nelle elementari poi non ne parliamo, ma anche più tardi, vuol dire proprio aver fatto qualche cosa di grave. Era la colpa di essere nata. E quando mio papà mi mandò poi in una scuola privata, mi ricordo che una volta venne a casa la maestra, che era stata mia maestra in prima e seconda elementare, ma non per trovare me, perché l'aveva convocata mio papà, che essendo un papà affettuosissimo, io non avevo la mamma, si preoccupava di tutto, e l'aveva chiamata per vedere se non c'era modo di farmi andare lo stesso a scuola. E lei non venne neanche a salutarmi, ma la sentì che diceva «Io cosa c'entro? Non è mica colpa mia delle leggi razziali». E così cominciai la mia vita in un'altra scuola, dove non parlavo mai di quello che succedeva a casa mia, che cominciò a arrivare la polizia a chiedere i documenti. Noi, italiani, addirittura patrioti, mio papà e mio zio erano stati ufficiali nella prima guerra mondiale, mio zio poi era anche molto fascista, cosa che in quel periodo molti ebrei della borghesia a cui apparteneva la mia famiglia erano fascisti, credevano in Mussolini. Dopo naturalmente ebbero modo di capire quanto avessero sbagliato, ma allora no. Quindi l'idea che venisse la polizia a controllare i documenti, a trattarci come nemici, era una cosa che colpiva me e la mia nonna quando andavamo a aprire la porta e ci trovavamo questi poliziotti che entravano con un'aria minacciosa. Io perdevo la mia infanzia, la nonna mi mandava di là, diceva vai a giocare, io stavo, non sapevo se stare a origliare per sentire che cosa avessero da dire questi poliziotti alla mia nonna o se andare a giocare, e smisi così molto presto di giocare. Poi ci fu la guerra, cominciarono i bombardamenti su Milano, e mentre le leggi razziali aumentavano di Consiglio dei Ministri in Consiglio dei Ministri, con delle limitazioni che erano vergognose, che erano addirittura ridicole, se uno avesse avuto voglia di ridere, che per esempio gli stracciaioli del ghetto di Roma potevano vendere gli stracci ma non di lana, per esempio, che doveva essere una cosa pericolosissima vendere gli stracci di lana, così non si potevano tenere cavalli, non si potevano tenere piccioni, le cose più svariate. Eravamo diventati cittadine di serie B per poi diventare di serie Z. Fuggimmo da Milano per i bombardamenti, andammo a stare in un paese in campagna dove io ero l'unica ragazzina, avevo allora 12 anni, che non poteva andare a scuola. E le bambine del paese, sapete come sono le cose nei paesi, tutti si conoscono, e dicevano «E tu, Liliana, perché non vai a scuola?» Io avevo imparato già da tempo a non dire. E rispondevo «Io devo stare a casa perché mio nonno è molto malato». In effetti il mio carissimo nonno aveva il morbo di Parkinson all'ultimo stadio e non era più autosufficiente in nulla. Io che lo adoravo, perché era un nonno con cui ero andata al cinema, con cui avevo diviso tanti momenti, come a volte si crea tra nonno e nipoti questo rapporto meraviglioso, e io era vero, gli leggevo, facevo una specie di teatro per tenerlo allegro. Io ero l'unico punto della famiglia, l'unica persona in grado di dare una parvenza di normalità a gente impensierita dai soldi che mancavano, dal pericolo che si avvicinava. Curavo mio nonno, e l'ho curato fino all'ultimo, mai pensando che il nonno e la nonna, così vecchi e così malandati, sarebbero stati deportati
e uccisi anche loro mesi dopo. Vivevamo questa vita sospesa, io ero molto attaccata alla radio dei vicini perché noi non la potevamo avere, e stavo a sentire i messaggi di Radio Londra e poi li riportavo a casa, oppure tutti i radiogiornali in cui si sapeva che i tedeschi là dove arrivavano vincevano e tutti gli eserciti cadevano uno dopo l'altro. E poi si sapeva, non certo alla radio ma per altre vie, che man mano che i tedeschi conquistavano una nazione, non ne parliamo della Polonia, ma poi dappertutto, Cecoslovacchia, Ungheria, là dove arrivavano, la prima cosa, il primo pensiero era di deportare gli ebrei. Quando, dopo quell'estate del 43 in cui si alternarono speranze e disperazioni, gli tedeschi divennero padroni anche dell'Italia del Nord, ecco che tra questa comunità di gente borghese, di gente che non era minimamente collegata, in cui certamente non c'erano i mezzi di oggi neanche lontanamente, tutte persone che di colpo si trovarono in pericolo schiacciante, e lì mio padre, poverino, figlio meraviglioso così come era padre meraviglioso, era estremamente diviso tra il desiderio di mettere in salvo me e il desiderio di non abbandonare i suoi genitori in quello stato, senza aiuti, senza prospettiva. E quindi, mentre amici vari sollecitavano, noi partiamo, mi ricordo certi amici Pontremoli che erano nello stesso paese dove eravamo noi sfollati, venne questo amico di mio papà due giorni dopo l'8 settembre e disse: Alberto, qui in questo paese ci sono due taxi, io ne prendo uno per me, mia moglie, i miei due bambini e la mamma che aveva molti anni, la nonna, piglia l'altro tu con i tuoi genitori a Ligliana. E mio padre disse: ma no, ma io non posso trasportare a mio papà, ma non è pensabile. Loro partirono e salvarono tutti, così come avevano fatto altri parenti che già nel 39-40 erano andati in America. Aspettammo a lungo, mio papà terrorizzato per me, ma affezionatissimo ai suoi genitori, io l'ho perdonato, l'ho compianto, l'ho aiutato fino all'ultimo minuto in questa sua disperazione. Vennero degli amici, quegli amici con la maiuscola, che oggi quando incontro i ragazzi sappiamo bene che la maiuscola vuol dire una gridata, e quegli amici con la maiuscola non erano quelli indifferenti, erano quelli che rischiavano la vita, perché si rischiava la vita a nascondere un ebreo, anche un neonato. E questi, rischiando così tanto, nascosero me, prima una famiglia, poi un'altra, finché mio papà ebbe finalmente un permesso dalla questura di Como, che i suoi genitori, che poi finirono, come già vi ho detto, vecchi e malati, potevano stare nella loro casa sotto la custodia dei padroni di casa lì vicino. A quel punto mio papà mi venne a prendere e fuggimmo in Svizzera. Eravamo due clandestini grotteschi, inadatti alla clandestinità, a fuggire sulle montagne d'inverno, perché ormai era arrivato dicembre, ed eravamo borghesi piccoli piccoli, di quelli che non hanno viaggiato, di quelli che non hanno l'attrezzatura per la montagna d'inverno. E ci trovammo con due vecchi cugini, Ravenna, due vecchi cugini, 70-80enni, che si unirono a noi. Ed era una cosa che io vivevo come un'epopea. Io ero una ragazzina felice, con la mano nella mano di mio papà, un'eroina che passavo le montagne da clandestina, col buco nella rete, e di là ci sarebbe stata la libertà, e trovavo che facevo anch'io come quelle piccole dive di quei filmetti che avevo visto nella mia infanzia, nella mia adolescenza, così semplice, e correvamo sulla montagna d'inverno. Io pensavo: sì, sarà meraviglioso. E c'erano questi passatori che guadagnarono cifre vergognose, che io mille volte oggi, quando parlo ai ragazzi, paragono agli scafisti, perché è sempre
si ripetono queste cose nella vita, ci sono sempre questi elementi orribili di persone che per soldi ti traghettano dall'altra parte, non importa se poi la barca affonda, non importa poi se qualcuno viene arrestato sul confine o se qualcuno viene fatto passare dall'altra parte già sapendo che di là un ufficiale svizzero tedesco non ti avrebbe fatto passare, ma era la strada più semplice. E così si arricchirono questi passatori delle montagne dietro a Varese, ci sono libri, c'è uno scrittore Gian Antoni che è un grande scrittore di quello che è successo nelle valli varesine, che parla di questi mercanti di uomini che appunto assomigliano a quelli mercanti di uomini di oggi. E anche noi in mano a queste persone senza scrupoli, però riuscimmo, non si sa come, noi borghesi piccoli piccoli, noi non sportivi, noi inadatti, paurosi, all'ultimo momento riusciti ad andare dall'altra parte, beh, quando fummo dall'altra parte ci abbracciavamo felici, ce l'abbiamo fatta proprio noi, beh, ma non fu così. Il pessimismo di mio padre, che dall'inizio sentiva che le cose sarebbero andate male, che mi diceva tutte le notti, perché dormivamo insieme in quella modesta casetta dello sfollamento, se non ci fossi tu io mi sarei già andato a consegnare, perché quest'ansia di essere arrestato mi distrugge. Io lo vedevo, mio padre era sensibilissimo, con delle belle mani, un uomo alto, tenero, meraviglioso. Fummo respinti, portati al di là del confine, portati al comando di polizia di questo paese, si chiama Arzo, il primo del Canton Ticino. Incontrammo un ufficiale svizzero-tedesco che fu terribile. Fu l'assassino che condannò a morte 4 persone con quel no che disse, perché solo io di quei 4 sono tornata indietro a raccontare. Non ho mai chiesto quando sono tornata, non ho mai voluto sapere chi fosse, perché tanto non c'era più niente da fare. Ma fu il disprezzo, l'atteggiamento orribile di questa persona, sicuramente nazista, che ci trattò da imbroglioni dicendo che non c'era la persecuzione antiebraica in Italia. Noi avevamo i documenti falsi, li abbiamo buttati via sulla montagna e ci presentammo con quelli veri. Per cui quando ci rimandò indietro al confine con le guardie armate, io provai a aprire un passaggio là più o meno da dove eravamo passati alla mattina, e lì sul confine fummo arrestati dalle guardie di finanza italiane in camicia nera. Io così a 13 anni entrai da sola nel carcere femminile di Varese, divisa da mio papà. Beh, adesso io devo dire la verità, limito al minimo all'anno i miei incontri con gli studenti, perché da qualche anno, quando io entro in questa spirale del racconto, io sono la nonna di me stessa. Non so se riesco a esprimermi sufficientemente, ma questa ragazzina di 13 anni, che io ormai vedo come una proiezione di me, che sono nonna a mia volta, così una nonna felice di essere nonna, una nonna così come sono io, beh, io sono nonna diventata anche di me stessa. Mi fa pena quella ragazzina che ero io, che entra in una prigione, prendono le impronte digitali, la fotografano, la schedano. Perché? Mi ricordo quando la secondina, senza una parola di pietà, mi soffermo con i ragazzi sulla parola pietà, parola semisconosciuta da sempre, ma così importante, soprattutto per chi la prova. E avendo visto io quanti impietosi ho incontrato, dico: ragazzi, conosciate la pietà verso chi è malato, verso chi è debole, perché non si insegna la pietà. È una cosa importantissima. E lei, senza pietà, mi spinse in questa cella dove c'erano altre 20 donne
ebrei come me arrestate sul confine in quei giorni, e io piangevo disperata e non avevo il coraggio di aprire gli occhi. Ma come sono io in prigione? Ma perché? Perché? Beh, poi mi prese fra le sue braccia Violetta Silvera, una meravigliosa ragazza che sparì nel fumo di Auschwitz, anche lei, e che mi tenne quei giorni vicino a lei e alla sua mamma. Poi fummo trasferite in un altro carcere, quello di Como, senza mai sapere nulla, quando, quanto e perché fossimo lì. E poi, sempre separata da mio papà, e poi fui gli ultimi 40 giorni nel carcere milanese di San Vittore. Io ho sempre abitato in una zona che è vicina a questo grande carcere, che è praticamente in centro alla città. Ma andando in bicicletta lì nei dintorni, non mai io pensavo a chi stava dentro al carcere, francamente non mi importava niente. Ma io ho provato a essere dentro e a vedere fuori quel tram che girava e la gente in bicicletta. E perché io, che sono nata qui, che sono vissuta sempre qui, ma perché sono in prigione? Perché furono 40 giorni di alternanza, di speranza, di non partire, invece di chi diceva già un trasporto è partito e noi partiremo con il prossimo. Com'era quella cella che io divisi per fortuna con mio papà, perché lì il carcere, il raggio era per gli ebrei, uomini, donne, bambini, vecchi, tutti insieme. Beh, quella cella 202, che fu l'ultima casina che io divisi con mio papà, poi sono andata anche a rivederla anni fa, che adesso è in disuso. Com'era stare in cella col proprio padre, non avere il coraggio di guardarlo in faccia, attenderlo per ore quando veniva chiamato dalla Gestapo per gli interrogatori, e diventare vecchia in quella cella, diventare grande, che quando lui tornava, un uomo di 44-45 anni, come era lui, beh, devo dire, i ruoli si invertivano. Io lo volevo consolare, lo abbracciavo e non ero più solo la sua bambina, ero sua sorella, lo stringevo forte, forte nelle mie braccia, e lui piangeva e mi chiedeva scusa di avermi messo al mondo. Dopo 40 giorni entrò un tedesco un pomeriggio nel raggio e chiamò un elenco di più di 600 nomi che si dovevano preparare a partire il giorno dopo per ignota destinazione. E quando tu senti il tuo nome insieme a quello di altri sconosciuti che come te sono lì per la colpa di essere nati, beh, era veramente un momento in cui ho avuto la grande fortuna di essere figlia. Perché da figli si sopporta una cosa simile, ma da genitori che non hai potuto, non hai saputo, non sei riuscito a mettere in salvo il sangue del tuo sangue, beh, io non avevo coraggio di guardare in faccia mio papà. E quando uscimmo dal carcere la mattina dopo, questa fila di 600 persone mute, silenziose, con un certo decoro di quelli che ti preparano a partire, non avevamo più niente, ci avevano già rubato tutto, per esempio nessuno aveva da tempo più un orologio. Uscimmo, e lo racconto sempre, tanto che andrò a parlare il prossimo mese nel carcere di Bollate a Milano, dove mi hanno invitato, perché sono venuti dei carcerati a sentirmi e mi hanno invitato. I carcerati furono straordinari, perché il carcere di San Vittore allora era fatto un po' come si vede al cinema i carceri americani, cioè con dei ballatoi, e detenuti comuni, perché traversammo un raggio di detenuti comuni, furono uomini, non importa se erano ladri, assassini, rapinatori, qualunque cosa fossero, ebbero pietà. Furono gli ultimi uomini che incontrammo. Poi per tanto tempo incontrammo solo mostri. Questi dall'alto di questi ballatoi ci buttavano un arancio, una mela, dei biscotti, una sciarpa, e ci gridavano: no, vi vogliamo bene, che Dio vi benedica, coraggio, non avete fatto niente di male, perché Radio Carcere sa benissimo, molto più degli avvocati, chi è colpevole e chi no. Uscimmo, calci e pugni,
fummo caricati sui camion che attraversarono una Milano deserta in cui nessuno si parò davanti al camion come il cinese di piazza Tiananmen per dire no, no, ma perché? Cosa hanno fatto queste persone? Beh, poi arrivammo nei sotterranei della stazione centrale dove ormai da qualche anno siamo riusciti, recuperando dei vagoni dell'epoca, visto che è l'unico posto rimasto così come era allora, da cui partirono migliaia di persone per la deportazione. Da quei sotterranei, allora immondi, in un buio vergognoso, fummo caricati con una violenza inaudita sui vagoni preparati per noi. E chi aiutava i nazisti? I fascisti. Gli italiani molto zelanti, potevano essere anche vicini di casa, si facevano vedere dai loro padroni che erano più zelanti di loro. Chiusi dentro i vagoni, non per niente chiamati vagoni merci o vagoni bestiame, cominciammo il viaggio verso Auschwitz, il viaggio per ignota, verso ignota destinazione. Del viaggio parlano pochi, non solo perché siamo tornati pochi, ma perché ci sono così tante cose da dire sulla deportazione che il viaggio viene raccontato meno. Secondo me invece il viaggio è importantissimo, il viaggio, questo treno che ha la precedenza su tutti i treni militari, che non trova mai un ferroviere che rompe una vite in modo che il treno si fermi, che non trova mai un capostazione che si sbaglia con il suo segnale, che non trova mai una persona che in una stazione ti dà un bicchiere d'acqua, attraversa un pezzo d'Italia e poi quando arriva al confine comincia un paesaggio sconosciuto, un paesaggio prima ridente del Tirolo, innevato, ma con i bambini che escono da scuola, le villette civettuole, poi avanti, 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 e come si sta dentro un vagone 40-50 persone sconosciute fra di loro? Beh, è un'esperienza che ti segna per la vita, che non puoi mai più dimenticare, che sei attaccato all'altra persona. Meglio essere soli, perché io per esempio sono stata contenta, tra virgolette, quando sono stata sola nella prigionia dopo aver sofferto terribilmente dello strappo da mio padre. Solo di me mi dovevo occupare, chi nel vagone eravamo ancora aggrappati uno all'altro. Ci fu silenzio, ci fu preghiera, ci furono pianti, poi si arrivò dopo una settimana di viaggio e con una violenza ancora più violenta, se così si può dire, fummo scaricati in quella Judenrampe preparata a tavolino per noi. A volte ci sono questi dibattiti in cui ognuno fa gara che il suo genocidio era più bello di quello dell'altro, più bello. E ogni morto importantissimo, dal bimbo annegato sulla spiaggia al grande eroe che si è perduto nei ghiacci, ogni genocidio è gravissimo, ma preparato a tavolino come questo, io non credo che ce ne siano altri nella storia, perché era una preparazione perfetta, era una preparazione che dal punto di vista della tecnologia di allora, dell'ingegneria, della falegnameria, della parte psicologica, dell'annientamento della personalità, della parte fisica, per cui le persone nel giro di pochi mesi dovevano morire, nessun aspetto era trascurato e nessuna tecnologia di morte era secondaria all'altra. Ora, arrivare alla Judenrampe, venire divisi uomini dalle donne, beh, io quando penso a quella Liliana lì, vissuta fino a quel momento in un'atmosfera di amore, di tenerezza reciproca, di una famiglia semplice in cui tutti si volevano bene,
che, strappata dal suo papà, che per me era veramente tutto nella mia vita di allora e poi lo è stato sempre, un personaggio basilare della mia vita dopo, ma non sapevamo, nessuno dei due sapeva che non ci saremmo mai più rivisti. E io, con i miei 13 anni, alta, ne dimostravo di più dei miei 13, fui scelta quel giorno, in quel tribunale di morte che c'era lì, proprio all'arrivo, 31 donne entrarono. Noi eravamo 605 deportati e le donne erano sicuramente più della metà, perché gli uomini, soprattutto quelli giovani, erano scappati per tempo e quindi c'erano più donne che uomini. E io, non si sa perché, fui scelta senza nessun motivo, quelle 31, e non avevo capito, nessuno aveva capito, che tutte le altre andavano al gas direttamente. Io, finché mi fu possibile, guardai da lontano mio papà che era nella fila degli uomini e cercavo di essere forte, poi speravo che fosse vero quello che ci dicevano, che alla sera ci saremmo rivisti tutti e che venivamo solo registrati. Non fu così e non ci vedemmo mai più. In colonnata con queste 30 donne a me sconosciute, io ero la più giovane, entrammo nel lager femminile di Birkenau, Auschwitz. Ho sentito prima che a Pisa gli abitanti sono circa 70.000. Beh, il lager femminile di Birkenau, Auschwitz, era di 60.000 donne di tutte le nazionalità dell'Europa occupata dai nazisti. Una babele di linguaggi, di usi, costumi. Era una visione all'ingresso da dire: ma io sono scesa da quel treno, non mangio da giorni, sono sola, ma dove sono? È un incubo, non... Adesso mi sveglio, perché succede, no, che di notte uno sprofonda in un incubo, poi però si sveglia e dice: oh, meno male che era un incubo. Invece non era un incubo nel senso onirico, era un incubo. Entrai a far parte di questa realtà. Nella prima baracca venivamo spogliate davanti ai soldati che sghignazzavano, venivamo spogliate, rapate, rasate, tatuate. E a proposito di tatuate e dell'indifferenza e dell'ignoranza, due o tre anni fa, d'estate, mi trovavo in un gruppo di persone e io ho il mio numero 75.190 tatuato sul mio braccio sinistro, avevo le maniche corte, ero al tavolo con signore varie e una più o meno della mia età mi fa: ma tu sei pazza che adesso usano i tatuaggi a farti un tatuaggio? Io l'ho guardata e ho detto: sentito mai parlare di Auschwitz? Ha fatto lei, come dire, cosa ti sogni? Questo avviene adesso, quando ormai ne abbiamo parlato, letto, scritto i film e tutto. Ma sei pazza adesso che usano i tatuaggi, tu alla tua età, a farti un tatuaggio? E beh, tatuate, rapate, rivestite di stracci, la divisa a righe, e senza più avere il nostro nome, i nostri documenti, non ci restò nulla se non il povero corpo, che poi sarebbe diventato scheletro. Avviate con zoccoli su questa strada di neve, entrate in una baracca, una ragazza che era lì già da, delle ragazze francesi che erano lì già da... Questa baracca era quella in cui si stava una settimana circa, cosiddetta della quarantena, ci disse: non rivedrete mai più quelli che avete lasciato alla stazione, perché vedete quella fiamma laggiù in fondo, quello lì è il crematorio, bruciano le persone. Bruciano le persone! Cioè, sentirsi dire una cosa simile... Noi ci siamo guardate, queste ragazze italiane appena entrate, abbiamo detto: ma questo è un manicomio, qui dove ci hanno portato? È un manicomio, queste ragazze sono pazze, cosa ci dicono?
E queste ragazze sapevano ancora poco, perché erano lì da 10-15 giorni, ma furono importanti, ci dissero: imparate subito il tedesco, soprattutto il vostro numero, perché il vostro numero e il vostro nome vi serve per tutto, per la zuppa, per l'appello, per rispondere, perché molti sono morti per non aver capito la lingua degli assassini. E poi ci dissero: non guardateli mai in faccia, obbedite ciecamente, fate finta di non esserci. No. E io imparai in quel primo giorno cos'era la solitudine. Mi ricordo che nei giacilli dove dormivamo quella prima notte c'era una finestrina piccola all'altezza di questo giaciglio dove stavo io insieme a altre 5 disgraziate come me. Io guardai fuori e nevicava. E vidi una baracca di fronte e una stracciona di queste prigioniere come me che passava. Ma dove sono io? Non avevo pace, ripetevo sempre io sono Liliana, sono nata a Milano. Mi sembrava di perdere la testa, e poi i primi giorni piangevo, disperata, piangevano tutte, ci raccontavamo: la mia casa era così, la mia camera era così, la mia mamma era così. Poi imparammo che non si doveva piangere, che non si doveva ricordare, che la nostalgia era proibita, e tutte scegliemmo la vita. Scegliemmo la vita così come la fanno i malati terminali, che io so che quelli che staccano la presa, il tubo, sono pochissimi. Quando si sente uno che ha scelto, è andato in Svizzera e ha voluto morire perché soffriva troppo, ma sono casi eccezionali, la gente anche fino all'ultimo cerca di non perderla questa vita, che può essere meravigliosa, che può essere straordinaria, che ti può riservare ancora delle cose fantastiche. Io e le altre, come sopravvivenza, era una cosa animale, non era neanche più una questione psichica, era proprio una sopravvivenza animale. Scegliemmo la vita un giorno dopo l'altro, alla sera eravamo ancora vive, fui scelta, chissà perché io sono viva per caso, quando tanta gente mi ha chiesto: ma lei come mai è viva? Ma non lo so, io sono viva per caso, ho sfiorato la morte 100.000 volte, non mi ha voluto. Poi magari morirò perché mi viene l'influenza, ma lì ho sfiorato veramente pericolo tutti i giorni e 1.000 volte in una giornata. Fui scelta per diventare operaia schiava alla fabbrica di munizioni Union nella città di Auschwitz, e fu una fortuna enorme, prima di tutto perché con quei climi, vestiti di cotone rigenerato, chi ha lavorato all'aperto non ce l'ha fatta, un mese, 2 mesi, e poi è morto. Invece noi, questo gruppo di lavoratrici dell'Union, operaie schiave, però lavoratrici che uscivano dal campo la mattina, 600-700 del gruppo di giorno e 700 del gruppo di notte, di tutte le nazionalità, uscivamo dal campo e ci lasciavamo dietro le torrette con le mitragliatrici, il triplo filo spinato elettrificato, i cadaveri ammucchiati fuori dal crematorio pronti per essere bruciati. Io non li guardavo, io non volevo, io ero vigliacca, volevo vivere, non guardavo le compagne in punizione, tanto io non ci potevo far niente, non guardavo queste visioni continue di morti, di violenza, di punizioni, di calci, di schiaffi per un non nulla, di umiliazioni, di questo senso: io sono padrone di te e tu sei di una razza inferiore, faccio di te quello che voglio. Se oggi voglio che tu muoia, muori. Se oggi voglio che tu vada a lavorare, vai a lavorare. E facevamo questo tragitto uscendo dal campo e lasciandoci dietro l'odore di bruciato, la fiamma, il fumo del crematorio, e facevamo questa strada. Non mi ricordo cosa fosse, era una mezz'ora a piedi, obbligate a cantare canzoni tedesche. Balonzolavamo su questi zoccoli, come quando si va in montagna e si forma la palla sotto lo scarpone, ma non ci si poteva neanche fermare a battere, eravamo degli scheletri sballonzolanti. E io lo racconto sempre ai ragazzi, perché è una cosa secondo me importante, che noi eravamo tutte giovani. Io forse ero
sicuramente di quel gruppo la più giovane, ma eravamo tutte operaie giovani, incrociavamo quasi tutte le mattine su quella strada in cui si sentivano rumori conosciuti, rumori non dimenticati, le campane, un treno in lontananza, la gente che parlava nelle case, quegli stessi che poi Auschwitz, campo, mai sentito. E incrociavamo dei ragazzi, 4 o 5, della Hitlerjugend. Erano bei ragazzi ariani, quelli biondi, perfetti, sportivi, che avevano delle bellissime biciclette nere. Io mi ricordo che avevo lasciato la mia dorata bicicletta, mi sembrava un secolo prima, a casa, e la prima cosa che guardai fu la bicicletta con invidia, ma poi capii che questi ragazzi nazisti, figli di nazisti, con la loro bella croce uncinata nel braccio, ci guardavano, guardava questa teoria di donne schiave, orrende come eravamo noi, già dimagrite tutte, rapate, il peggio, e ci sputavano addosso, ci dicevano delle parolacce spaventose che io poi imparai tutte, e a mio modo, nel mutismo di quel tempo, però con la mente gliele rimandavo, e li odiavo, sognavo di vendicarmi. E devo dire che fu fantastico per me, da nonna, che diventata nonna, nei miei ricordi, che per 45 anni cercai di metabolizzare dentro di me prima di essere come sono oggi qui, ormai da 25 anni a questa parte, a raccontare queste cose, beh, quei ragazzi furono a loro modo importanti, perché io, diventata nonna, ripensando a quegli incontri, a quei ragazzi, di colpo capii che ero pronta a raccontare questa storia, avendo nel fondo del mio sentimento di nonna non più odio e vendetta, ma pena per questi ragazzi che non avevano colpa di essere cresciuti bevendo quel latte e quella teoria di morte. Teoria che, come tutte le teorie dei totalitarismi, la storia ha bocciato, anche se qualcuno insiste ancora a far finta di essere nazista. Erano ragazzi che non avevano colpa di essere così come erano, e io capii, proprio ricordando loro, che ero pronta da nonna a parlare ai miei nipoti ideali, che sono le migliaia di studenti, ormai decine di migliaia che ho incontrato in questi anni, a parlare a loro di vita e non di morte. Però allora non ero così. Allora ero una ragazzina nutrita di odio e di vendetta che, dopo aver fatto questo incontro, proseguiva, arrivava in fabbrica, lavoravamo tutto il giorno, certo non c'erano i sindacati, ed erano lavori per la guerra. Noi facevamo, era una fabbrica di munizioni, facevamo munizioni bossoli per mitragliatrice. Era una giornata pesante, ma si lavorava al coperto, e in quei climi era una fortuna immensa. Io ho sempre pensato che sono rimasta viva perché ho passato 11 mesi di questa prigionia, che poi si protrasse ben oltre quella che viene falsamente chiamata il giorno della memoria. Io fui liberata il 1° di maggio. E lavorai in questa fabbrica a lungo, e lavorai spezzandomi, devo dire la verità, la schiena, perché portai dei pesi tali per cui ne ho risentito poi tutta la vita. 3 volte passai la selezione nell'anno che passai ad Auschwitz. Le capo ci chiudevano nelle baracche, c'era un fischio per tutto il lager che si chiamava Blocksperre, cioè che dovevano essere chiusi, sigillati tutte le baracche, che si chiamavano blocchi, e venivamo portati a gruppi di 50-60 nelle sale delle docce, tanto care ai nostri assassini, e lì nude, in fila indiana, dovevamo attraversare uno spazio doppio di questo da lì alla porta. E là su quella porta, invece di queste dolci fanciulle che sono lì adesso, c'erano 3 assassini, 2 militari e un medico. Seppi dopo che si trattava
di quel dottor Mengele di cui si parlò, perché io allora nei miei 13 anni o nei 14 che compì ad Auschwitz non ho mai chiesto i nomi, non mi interessava. Come si trova una donna nuda, scheletrita, davanti a militari che ti squadrano davanti, dietro, in bocca, se hai ancora i denti, guardano se sei ancora abile al lavoro o no? Beh, c'erano tre modi di presentarsi a questo tribunale di morte. Uno, spavaldo, di quelle più coraggiose o quelle che già sapevano che sarebbero andate a morte e li guardavano in faccia. Io non ero certo di quelle. C'erano quelle altre, l'ebreuccio del ghetto che piace così tanto ai nazisti, quelli impaurite che si inginocchiavano chiedendo pietà, per favore, per favore. Questi li disprezzavano ridendo. E quelli come me che con una paura terribile che mi batteva il cuore nel mio scarno petto come un pazzo decidevano di avere una faccia qualsiasi, gli occhi bassi. Io mi presentavo lì davanti e pensavo: voglio vivere, voglio vivere, voglio vivere, voglio vivere, voglio vivere, voglio vivere. E quando questi facevano quel gesto che potevo passare, era un compleanno, era una nascita, era una festa, la felicità, ero grata a questi assassini che, magra come ero, mi avevano lasciato ancora in vita. E mi rivestivo dei miei stracci, non mi voltavo, ero vigliacca, vigliacchissima, perché io ho fatto una cosa in quell'occasione che poi mi è pesata e mi pesa ancora, vecchia come sono, perché io lavoravo alla macchina con una ragazza francese a nome Jeannine, che avrà avuto 10 anni più di me. Un amore. Quelle ragazze francesi, come si possono vedere nei filmetti che poi abbiamo visto in tutta la nostra vita, occhi azzurri, bionda, un certo garbo, gentile. Si chiamava Jeannine. La macchina di cui lei era quella che lavorava di più, io ero così stupida come ero un inserviente suo, non ero capace di fare niente, mentre lei, poverina, lavorava alla macchina. La macchina le aveva tranciato 2 falangi. 3 settimane prima, forse 1 mese prima della selezione, e aveva messo uno straccio sperando che gli assassini non la vedessero. Invece naturalmente gli assassini la fermarono, e io ero appena passata, non mi voltai. Io non accettavo più distacchi da quella mano lasciata là alla stazione, la mano di mio papà. Io non mi volevo attaccare a nessuno. Non accettavo più distacchi e non mi sono voltata. Non sono stata come i prigionieri di San Vittore. Non ho detto Dio ti benedica, non ti ho detto fatti coraggio, non le ho detto Jeannine, il suo nome. Non mi sono voltata. Mi sono rivestita, lei è andata al gas. E io il giorno dopo alla macchina ho trovato un'altra ragazza al posto suo, ma non l'ho mai dimenticata. E in certi contesti in cui ho parlato, per esempio Arezzo, in un grossissimo incontro con tantissimi studenti toscani, ho lanciato un'idea che è stata raccolta, di fare una borsa di studio per un bel componimento su Jeannine vive, è il titolo, e tu voltati. Devo dire la verità, è stato molto ben raccolto questo invito, perché questo non essermi voltata mi ha pesato. E mi pesa sempre. Lei non è diventata vecchia come me, lei non si è sposata, non ha avuto la gioia di diventare mamma e di diventare nonna per la colpa di essere nata. Io ho ripreso il mio lavoro quando siamo stati verso la fine di gennaio, abbiamo cominciato a sentire rumori
di aerei che passavano sopra di noi, cosa che non avevamo mai sentito prima, perché noi vivevamo in un mondo di solitudine assoluta e circondati dall'indifferenza del mondo. Si è molto discusso, teologi, filosofi, liberi pensatori che hanno detto la loro, sui grandi silenzi di quel tempo. Ci fu il silenzio degli alleati che non bombardarono le ferrovie che portarono fino all'ultimo ebrei e oppositori ai regimi, ai lager, e tennero le ferrovie sane e salve perché gli servirono dopo, già avendo fatto un progetto del dopoguerra. Ci fu un silenzio della Croce Rossa, a cui venne fatto vedere quello che faceva comodo ai nazisti, e quelli della Croce Rossa non si diedero da fare più di tanto. Ci fu il silenzio della Chiesa, sulla quale ancora si parla tantissimo, e prima o poi credo che si parlerà fino in fondo del silenzio o semisilenzio di Pio XII, anche se è verissimo che i conventi si aprirono in tutta l'Italia occupata dai tedeschi, tant'è che per esempio i miei nonni materni si salvarono a Roma in un convento di suorine poverissime che non avevano da mangiare neanche per loro e che divisero con una ventina di ebrei la cena tutte le sere e li diedero da dormire, e queste persone si salvarono. Quindi questo ci fu, ma fu il grande silenzio del Papa. E sul silenzio di Dio io sono troppo laica per poter avere un mio pensiero, e poi sono troppo una persona qualsiasi. Ma mi ha molto interessato sempre leggere che cosa i religiosi di tutte le fedi che si sono occupati di Olocausto, di Shoah, per meglio dire, hanno scritto e detto a questo proposito. Noi vivevamo in un limbo in cui non sapevamo niente della guerra, non sapevamo neanche mai che ora fosse, che giorno fosse, e dalle stagioni o dai nuovi arrivi capivamo, potevamo vagamente capire in che mese fossimo. E dopo un anno di questa non vita, vita, ero ancora viva, ero una ragazza dura, ero una ragazza egoista, ero una ragazza vigliacca, non avevo niente a che vedere con quella bambina ridente, affettuosa che ero stata, ero questa povera Liliana che mi fa assolutamente pena nel ricordo, diventata un'altra da quella che conoscevo prima. Quando improvvisamente, verso la fine di gennaio, capimmo che stava cambiando qualche cosa, i nostri persecutori fecero saltare tutte le strutture dei crematori, delle camere a gas, delle segreterie, e noi che ci trovavamo in fabbrica in quel momento, ecco che intorno al 20 di gennaio avemmo l'ordine di cominciare quella marcia, giustamente chiamata Marcia della Morte, che ci portò, e sempre mi domando come abbiamo fatto, ci portò da Auschwitz al nord della Germania. Guardando la carta geografica, cosa che ho guardato naturalmente quando ero una donna libera, non lo so come sia stato possibile. Abbiamo fatto dei tratti di notte su treni merci scoperti nel freddo polare di quel gennaio-febbraio del 1945, e quando sento che il 27 di gennaio, a me va benissimo, sono contenta, e anche se molti sono contrari al giorno della memoria, io penso che, come c'è nella religione cattolica, che il 2 di novembre, il giorno dei morti, in fondo non è venuto in mente mai a nessuno di urlare basta di parlare del giorno dei morti, ma perché andate al cimitero? Beh, sì, è il giorno della memoria. E il 27 di gennaio io ero una di quelle disgraziate che camminava e che non poteva cadere,
per terra, perché chi cadeva veniva finito con una fucilata alla testa dalle guardie della scorta, una gamba davanti all'altra, una gamba davanti all'altra, una gamba davanti all'altra, voglio vivere, ci gettavamo sui letamai, mangiavamo qualunque schifezza che avessimo trovato in questi letamai, sicuri che il giorno dopo vomito, diarrea, sicurissimo, ma intanto lo stomaco si riempiva in quel momento e il cervello comandava, cammina, 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 cammina. E il 27 di gennaio, mentre noi camminavamo, sì, è vero che sono arrivati i russi, ma i tedeschi erano già scappati, quindi non è che hanno liberato il campo, sono entrati e hanno visto, e devo dire la verità, che c'è un passaggio nella prima pagina di quel libro stupendo di Primo Levi, La tregua. Lui descrive che quattro soldati, e spiega soldati, specifica, non ufficiali, come dire, proprio quattro ragazzi semplici di campagna, entrano a cavallo nel lager abbandonato già da una settimana dai padroni. E nei loro occhi si legge tutto lo stupore per il male altrui. Ecco, io devo dire la verità che io l'avevo questo stupore per il male altrui, l'ho sempre sentito tutti i giorni della mia prigionia, perché mi guardavo intorno e dicevo: ma come è possibile che altri esseri umani, che non sono pazzi, perché quella teoria del pazzo io non l'accetto assolutamente, neanche per Hitler, neanche per nessuno, perché se no un pazzo va curato, poveretto, persone come noi, uguali, identiche, fossero state capaci di cose così orribili, quotidiane. E c'era in me tutto lo stupore per il male altrui, ma io non l'ho saputo dire, io non l'ho saputo inquadrare nella mia mente. E quando l'ho letto nella tregua ho detto: Primo Levi, sei fantastico, sei quello che ha scritto meglio, che ha capito più di tutti, che ha saputo veramente rendere la psicologia di uno che entra lì e che cosa pensa. Ma non è possibile, sono sbalordito di vedere una cosa di questo genere, non la so neanche giudicare, perché lo stupore mi paralizza. Beh, quando sento è stato liberato, dico: no, veramente erano già andati via i tedeschi, però hanno tenuto quella giornata. Noi camminammo per giorni e giorni, traversammo paesini, città, nomi che neanche mi ricordo, e arrivavamo al campo di Ravensbrück, un altro campo terribile, un altro campo di altri orrori, di altri stupori per chi entrava lì. Ed era soprattutto pieno di donne politiche, di tutte le... Beh, un bambino qui però non lo vedo tanto adatto, scusi. No, mi preoccupo. Come vuole. Ravensbrück fu una tappa terribile, perché incontrammo delle prigioniere italiane e una di queste, sentendo che mi chiamavo Liliana, mi disse: te di dove sei? E io: di Milano. Come ti chiami? Liliana Segre. Ah, sì, io sono stata a Fossoli con i tuoi nonni. Con i miei nonni. Sì, poverini, lui tremava tanto, lei... E lì seppi che i miei nonni erano stati deportati. Io non volevo soffrire più. Non volevo sentire un'altra cosa, perché io immaginavo che i miei nonni fossero a casa e che se io avessi avuto per caso la fortuna di tornare, loro li avrei trovati. Beh, Ravensbrück è rimasto nel mio pensiero come il posto dove ho saputo che anche i miei nonni erano stati deportati, con dei dettagli, che mio nonno era stato picchiato perché non stava fermo, visto che tremava per il morbo di Parkinson, quindi delle cose. Poi ci fu un altro campo che si chiamava Jugendlager, che era una, diciamo, dépendance di Ravensbrück, in cui proprio non ci davano mai da mangiare, si dimenticavano di noi.
E come ha fatto questa Liliana? Come ha fatto? È questo che io sempre vedendo la fragilità, sia nei miei figli prima che nei miei nipoti dopo. Ma io mi ricordo quando mia figlia Federica aveva 13 anni o 14, certo io allora non parlavo perché la pesantezza della mia persona in casa è stata già così difficile da sopportare per i miei figli, forse meno per i miei nipoti, spero che la terza generazione sia libera da me, ma io la guardavo, mia figlia, con le sue mille fragilità, con le sue prime simpatie, con la sua poca sicurezza di sé come donna, e dicevo fra me, ma questo è un tesoro mio, che sta qui, che se ha paura dorme con me, che io l'abbraccio, che le compro il vestito bello, che... E com'ero io? Com'ero io? E questo, devo dire, è il pericolo che mi sovrasta attualmente, per cui limito al massimo queste esternazioni, perché devo dire la verità che dopo mi è difficile tornare a essere la nonna di altri nipoti, non la nonna di me stessa. Poi arrivai in quell'ultimo campo che si chiamava Marshov, nel nord della Germania. Soffrivo già da tempo di un ascesso che si era formato sotto questa ascella. Avevo avuto una puntura di uno degli schifosi insetti che avevo già, le larve nelle cuciture dei miei vestiti, perché ho avuto addosso pidocchi e altri insetti di cui vi faccio grazia, e mi grattavo facilmente come tutte del resto. Si era infettata questa piccola puntura. E nei mesi dove tanto io non andavo mai a chiedere di essere curata, perché sapevo che dal Revir, cioè l'ospedale, non si usciva facilmente, quindi io mi tenevo i miei ascessi, mi tenevo la mia tosse, mi tenevo quel che avevo. Questo ascesso era diventato grande come un mandarino. Avevo sicuramente la febbre molto alta, e in quell'ultimo campo non si lavorava, si vegetava, eravamo poche ancora vive, e italiane eravamo in tre, io e due sorelle di Genova, Luciana e Laura, sacerdote. Luciana è tornata, è morta 7-8 anni fa, e ci siamo sempre poi sentite al telefono e ci siamo incontrate qualche volta, parlando sempre solo di figli e nipoti e mai del passato. Laura invece morì i primi giorni dopo la liberazione, è rimasta in Germania. Eravamo noi tre, Laura non si alzava più da quel giaciglio, e io e Luciana capivamo che non ce la faceva più. Io andai per forza all'infermeria, visto che avevo questa infezione terribile addosso, e lì fui presa da un virago di questo altro che stupore. Questa poi diventò una mamma forse affettuosa nei confronti dei suoi figli. Mi disse: tira sul braccio, stai in piedi, non svenire, e non voglio descrivere come tagliò il mio ascesso. Tornai alla baracca, ero distrutta, era il giorno forse più brutto dopo lo strappo da mio papà, e una prigioniera, mi ricordo che vedendomi entrare nella baracca dove stavo in piedi a malapena, tirò fuori da una sacca, da una tasca, non avevamo niente, una rotella così di carota cruda, e me la regalò. Beh, devo dire la verità che fu una cosa fantastica, perché quando non si ha niente, e in tempo di consumismo, quando parlo ai ragazzi che frugavo nelle immondizie, e oggi una città civile come Milano butta via più di 40 quintali di pane al giorno, o si fanno scadere i cibi nel frigorifero perché non ci piacciono tanto, io sono una nonna noiosa, e dico ai ragazzi sullo spreco, dico un'infinità di cose che adesso vi risparmio, ma quella rotella di carota
fu un regalo straordinario, perché quando uno non ha niente e riceve da un altro che non ha niente un regalo così, beh, è una grossa cosa nella propria vita ed è importante averla provata per poter poi valutare nel seguito della nostra vita tanti egoismi, tante chiusure, tante porte chiuse e non aperte. Beh, in quegli ultimi giorni di prigionia, eravamo al mese di aprile del 45, cominciamo a vedere fuori dal campo, nelle ore in cui potevamo uscire, e io dopo quella cosa terribile che avevo avuto al braccio, non so perché mi ricordavo che il sole serviva in questi casi a far cicatrizzare le ferite, mi ricordo che siccome non si lavorava, mi mettevo fuori dalla baracca e mi tiravo giù la manica del mio straccio e facevo prendere un tiepido sole di quella primavera lì al mio braccio. Vedevamo passare fuori dal lager, che era piccolo, quello era un piccolo campo, vedevamo passare dei ragazzi francesi, erano dei prigionieri di guerra che erano lì da tempo e che, avendo lavorato nelle fattorie tedesche, non erano magri, avevano fatto una discreta prigionia. Questi, vedendoci da lontano, questi ectoplasmi di donne che non avevano più sesso, che non avevano più età, potevamo essere uomini, potevamo essere fantasmi, cominciarono a gridarci da lontano: «Mais qui êtes-vous? Chi siete?» E noi in coro: «Siamo delle ragazze ebree». Ragazze, questi qui non ci potevano credere che fossimo delle ragazze. Io mi ricordo che avevo già dei capelli bianchi allora, 14 anni. E questi ci dissero: non morite, non morite proprio adesso, che la guerra sta per finire, che i tedeschi la perdono su due fronti. Noi, abituate a tutto, ai lutti, alle botte, alle privazioni, alla fame, alla solitudine, a tutto quello che avevamo dall'essere prigioniere già da un anno e mezzo, a sentire che i nostri padroni stavano perdendo la guerra, beh, era una cosa ma difficile da sopportare, una gioia. Rientravamo nelle baracche, a quelle che non si alzavano più, dicevamo: non morite, ci hanno detto di non morire proprio adesso, che pare tra una settimana arrivino gli americani qui. E mi ricordo Laura, che era uno scheletro gonfio perché aveva mal di cuore, con questi occhi scuri, faceva: ma è proprio vero, sì, non morire Laura, coraggio. E nei giorni seguenti questi nostri padroni portarono via di nuovo documenti, portarono via scrivanie intere, dossier, tutto quello che era, non volevano lasciare ai russi o gli americani che stavano arrivando su due fronti le vestigia di quello che era stato e che poi fu negato e che fu poi taciuto per decenni. E i nostri persecutori, un certo giorno, tre o quattro giorni dopo, ci obbligarono a uscire anche da quel campo. Non era la marcia della morte di gennaio, era fine aprile, eravamo veramente in uno stato che non sarebbe stato possibile fisicamente camminare ancora, e uscimmo, e su quella strada tedesca, ancora con i soldati, ancora con i cani lupo, ecco che vedemmo uscire i civili tedeschi dalle case, mescolarsi a noi, caricare sui carri il maiale, la nonna, le valigie, qualunque cosa, si mescolavano a noi. E dopo abbiamo capito perché stavano arrivando i russi, loro volevano andare nella zona americana, perché l'occupazione russa sappiamo bene che fu ben altro dell'occupazione americana, e si mescolavano a noi, noi che non ci avevano mai guardato, noi che avevano chiuso le finestre pur di non vederci quando passavamo, queste teorie dei disgraziati deportati, beh, si univano a noi, si mescolavano. E i nostri carcerieri, che fino a un minuto prima avevano quel potere di vita o di morte, si mettevano in borghese, mandavano via i cani. Io vedevo questi soldati che, era il primo di maggio, si mettevano in mutande, si vestivano coi loro vestiti,
mandavano via i cani, erano vicini a noi. Beh, ma che cosa sta succedendo? Noi fummo testimoni della storia che cambiava, noi fummo testimoni di una pagina di storia, perché vedemmo arrivare a un certo punto una situazione storica incredibile. Noi eravamo lì a vedere che i vincitori diventavano vinti e viceversa. Beh, io con i ragazzi finisco sempre così la mia testimonianza, e più o meno farò anche oggi, che quando si spogliò vicino a me e si mise in borghese il comandante dell'ultimo campo dove ero stata, Marshov, un SS perfetto nella sua divisa, elegantissimo, con quegli occhi di ghiaccio di certi cani da slitta, che poveri cani, magari sono buonissimi, ma quando li vedo mi ricordano quel signore. Si mise in borghese, tornava a casa, alla sua famiglia, avrà avuto 40 anni, e buttò praticamente ai miei piedi, perché era vicino a me, ma io ero uno stück, un pezzo, era già tanto che ero un pezzo, non ero più nessuno, buttò ai miei piedi la sua pistola. Io mi ero troppo nutrita di odio e di vendetta e pensai: adesso mi chino con fatica, vista la mia debolezza, prendo la pistola e gli sparo. Mi sembrava proprio il giusto finale per quello che avevo visto e sopportato. Fu un attimo in cui capii che io avevo scelto la vita e che l'etica che mi era stata trasmessa dalla mia famiglia, i valori, l'amore che avevo ricevuto, io non avrei mai potuto togliere la vita a nessuno per nessun motivo, perché avevo scelto la vita. Non ho raccolto quella pistola, per fortuna, e dico sempre ai ragazzi, quando finisco di parlare, che da quel momento sono stata quella donna libera e quella donna di pace che sono anche adesso. Non hai bisogno di sentire queste cose, le conosci troppo. C'è nulla di adeguato che possa essere detto da parte mia. Quindi ringrazio ancora Liliana a nome di tutti quanti. Liliana ci concede anche la possibilità di chiacchierare con lei, di chiederle qualche dettaglio, qualche suggerimento, qualche riflessione ulteriore, e dà ancora una volta prova della sua straordinaria energia nel darci questa possibilità. Siamo in tanti, siamo anche la sala degli stemmi è piena di persone, e forse e anche loro hanno questa possibilità, perché siamo collegati interattivamente con loro. Ma partirei da questa sala. Io volevo solo ringraziare perché ha parlato di Hai.
non di morte. Questo è il fatto fondamentale. Io sono ebreo, come capirà. Parliamo di Rai, la Rai è bella, la vita è bella comunque. Certo. Quello che ci insegna i nostri avi, che insegna la nostra religione, e che noi abbiamo dentro. Ed è una cosa bellissima. Altre domande? Oh, posso stare anche qui, grazie. Buonasera. Io volevo ringraziarla perché lei fa quello che faceva mio papà. Papà ha avuto una storia più fortunata di lei perché dopo le leggi razziali sono riusciti, invece che andare al nord, hanno deciso di andare al sud. Si sono salvati e... Vabbè, la vita è stata tutta una vita diversa, anche se è stata una vita completamente segnata da questa idea del perché, della fuga, dell'essere comunque braccato. Sono cose che comunque nel cervello non ti passano. Era del 32. Quello che mi chiedo io è per capire cosa si può fare dopo di voi. Perché... Bella domanda. Cosa si può fare dopo di voi? Perché il testimone è passato a noi. È passato a noi che abbiamo vissuto di cose non dette. Le cose passano, come ha detto lei. Noi da piccole, in casa apparentemente era tutto tranquillo, ma non era mai niente tranquillo. Le paure passano. Mi dispiace e spero che lei sia stata più brava di papà, perché la mia paura ora è passarla ai miei figli, la paura. La paura di essere diversi, la paura di dover scappare, anche se io sono molto orgogliosa di essere nata dalla parte, come diceva papà, giusta. Aver avuto il destino di scappare, come diceva lei, è stato una fortuna rispetto a chi ha dovuto avere quell'atto avvelenato dell'odio verso chi è una minoranza. Essere una minoranza ti insegna ad avere il privilegio di poter vedere gli altri e a poter diventare garante delle libertà di tutti. E è una fatica, ma è un privilegio. È una fatica quotidiana, si portano delle memorie molto pesanti. Purtroppo si vede il mondo in un modo diverso. E per cui la mia domanda è questa: cosa fare dopo di voi perché il mondo ancora ascolti, anche se il mondo mi sembra abbastanza sordo. E perché creda che quello che è successo davvero, e perché sia attento che non possa succedere ancora, mentre invece la quotidianità di oggi ci insegna che l'indifferenza è di tutti i giorni, è cosa di tutti i giorni. L'indifferenza è quella che uccide davvero, perché se ci fosse stata meno indifferenza tante cose non sarebbero successe. Papà mi racconta che dopo che sono tornati a casa furono invitati a pranzo da una famiglia a cui la nonna aveva dato delle cose da custodire. Cose. Le cose non sono poi così necessarie, però alle cose si attaccano le memorie. E questa famiglia li invitò a pranzo e mise sulla tavola la tovaglia cifrata e le posate di casa. E quando andarono via, tutti si aspettavano che le avrebbero ridate. E invece passano l'indifferenza che quella roba lì ormai era loro. E questo è nulla, perché i miei tornarono, sì, una parte di casa della mia famiglia non c'è più, si è persa nella guerra, ma l'indifferenza, la protervia, il far finta di non sapere è quello che veramente uccide quotidianamente e fa sì che queste cose possano accadere. Quindi io mi chiedo per il futuro... Cosa possiamo fare noi? Troppo. Se io ho 85 anni ancora mi trovo ad andare a raccontare questa storia perché è il mio dovere farlo, ma anche per una tale paura che ormai di sopravvissuti si possono contare in Italia sulle dita di una mano,
una, che il mare si chiuda sopra di noi e sopra tutti gli altri che sono morti, così come si chiude nell'indifferenza generale su quei poveretti di cui tutti i giorni sentiamo dire sono morti 24, sono morti di cui 7 bambini, sono morti 55, e il mare si chiude sopra quei barconi, lasciando nel Mediterraneo grande cimitero di persone senza nome, colpevoli di essere nati dalla parte sbagliata del globo. Che speranza c'è per loro? Finché c'è qualcuno che se li ricorda, qualche scampato, qualche figlio, qualche nipote, ma poi resterà solo il mare. Darei un'opportunità anche a chi ci segue dalla sala al piano di sopra, la sala degli stemmi. Non so se abbiamo predisposto su per fare domande. Ok, allora colleghiamoci un attimo alla sala di sopra. Professore, non ci sono commenti né domande, non sono in questo tutti momento. Abbastanza emozionati. No, questo lo posso immaginare. Ok, allora c'era un'altra domanda ancora qui in questa sala. Intanto vorrei ringraziare Liliana Segre e darle il benvenuto anche a nome della città di Pisa e del sindaco di Pisa, Marco Filippeschi, che rappresento qui. La nostra città ha un debito di riconoscenza enorme, visto che è la città dove in San Rossore sono state firmate le leggi razziali del 1938. E questo debito di riconoscenza è un debito rispetto al quale l'impegno deve essere ovviamente moltiplicato al massimo. La sua narrazione è stata una narrazione che mi ha avuto il privilegio in questi anni di poter ascoltare diverse narrazioni di testimoni. Penso anche ad Andrea e Tatiana Bucci e a diverse altre persone. La sua narrazione è stata particolarmente piena di dettagli, tanti dettagli che hanno particolarmente colpito. E io le volevo chiedere, almeno in due punti della sua narrazione c'è questa decisione di spezzare questa catena di disumanità, che è quella con la quale si conclude anche il suo racconto, che, come lei ha detto, quello è stato il momento, no, in cui lei è diventata la donna di pace che è oggi. E probabilmente raccontare è da una parte un peso e una sofferenza, dall'altra ha anche un significato di sollievo per l'anima, forse, è una domanda. E a che punto della sua storia è stato, diciamo, è passato ad essere più una necessità per gli altri, ma anche per se stessa? E che cosa è scattato in lei che rappresenta per noi il più grande esempio, credo che si possa, sono tanti gli esempi dal suo racconto che noi possiamo raccogliere, ma questo di riuscire a spezzare la catena della disumanità e del silenzio con questo grande atto di pace, credo che sia il più grande in assoluto. Ma vede, io concludo il mio racconto prima di tutto per non... Squillo di pace. Io concludo il mio racconto per abitudine ormai di 25 anni
di incontri con i ragazzi, lì è dove mi sono fermata, anche se di ragazzi ne vedo pochi purtroppo, perché se no la cosa poi diventerebbe troppo lunga e fra l'altro anche se io entro ogni tanto in un dettaglio, in realtà io non ho raccontato niente della vita del lager, in realtà, perché sono cose che già tutti hanno letto, sanno, ma che la disumanizzazione lenta di giorno dopo giorno, per esempio di non avere un fazzoletto, e di non avere nulla con cui pulirsi nelle necessità fisiologiche, sono dei dettagli che sono assurdi, stupidi, confronto al grande dramma. In realtà non è vero, fanno parte della disumanizzazione. E allora quando uno arriva a quel livello di disumanizzazione, ma poi capisce che lui non è come il suo assassino, che lui è diverso, per fortuna, ed è felice di essere diverso, anche se poi, quando con mille traversie, storie che possono raccontare nelle serate d'inverno, uno finalmente torna, dopo 4 mesi, torna a Milano e trova che non ha più la sua casa, che non ha più nulla della sua vita di prima, ed è una povera ragazza brutta, grassa, perché nel frattempo io per 4 mesi avevo mangiato moltissimo in Germania sotto gli americani e quindi ero ingrassata 10 kg al mese e sono tornata che ero più di 70 kg. E quando incontra quelli che ce l'hanno fatta, quando incontro i miei nonni materni, quando incontro mio zio, fratello di mio papà, che si era salvato in montagna con i partigiani, e legge nei loro occhi la delusione, perché se io fossi tornata a scheletro era quella che si aspettavano. Invece torna questa ragazzona che dice parolacce, che non sa più stare a tavola, grossa, goffa e brutta, e legge negli occhi di queste, che sono persone buone, che mi amano come io amo loro. Cioè non è che io sono arrivata e ho trovato i parenti cattivi, assolutamente, ma mi volevano diversa. E lo leggevo, questa delusione, questa fatica di star con me, e furono degli anni così difficili, così terribili, in cui io ero molto triste di essere al mondo, di non essere morta in campo, tutta quella fatica di giorno dopo giorno, di una gamba davanti all'altra, non era servita perché era tutto diverso. Dormivo sul divano in salotto e si diceva dietro di me: bisogna avere pazienza con Liliana, sai quello che ha avuto. E guai parlare di questo argomento, ma non solo in famiglia, perché tanto se io i primi giorni dicevo frugato nelle immondizie tante volte e mio zio rispondeva: e anche noi in montagna solo castagne, io se avessi avuto una castagna sarei stata felice. E allora capivo giorno dopo giorno che dovevo star zitta, che nessuno voleva sentire, che tutti avevano avuto dei guai più o meno, anzi c'era una specie di gara chi aveva sofferto di più, per cui io quando sentivo parlare che quello aveva perso tutto il suo corredo di biancheria finissima, per cui andava molto consolato, io ero diventata molto brava. Consolavo moltissimo quello che aveva perso il corredo, dicevo: oh, ma che peccato, delle cose così non tornano mai più. E ho imparato a tacere, così ho imparato a tacere quando sono tornata a scuola, che prima ho fatto molti anni, un anno da privatista per mettermi in pari, e poi ho fatto il liceo classico. E mentre seguivo il liceo, io mi rendevo conto che non avevo niente da dire con le mie compagne, mie coetanee, e devo dire la verità, neanche coi professori,
perché non sapevano darmi un voto, perché io uscivo a volte con delle osservazioni che erano da vecchia e non da ragazza, e sarei stata una disadattata. Io lo so come sarei stata. C'è una signora che ormai sarà morta, che girava per Milano in bicicletta con dei gran sacchi di quelli del supermercato in cui aveva tutto quello che era il suo, con questa bicicletta. Ed era, io per anni l'ho incontrata e scambiavo anche due parole, che non so chi fosse, no? Perché io la guardavo e dicevo, ecco, io avrei potuto diventare così. Se la vita non mi avesse dato un dono enorme, che io a 18 anni, lontana mille miglia da quel progetto, perché io volevo fare la giornalista, volevo viaggiare, sapendo di essere sola, mi ero molto abituata a un'indipendenza mentale e speravo anche economica a quel punto, ho incontrato invece un uomo che aveva 10 anni più di me, quindi ne aveva 28 quando io ne avevo 18, e mi sono innamorata. Questo amore, che è una parola meravigliosa, dopo odio, vendetta, morte, violenza, amore, ma è una cosa meravigliosa. E il fatto di essere stata ricambiata, perché potevo anche io innamorarmi e avere anche un amore infelice, invece no. Sono stata molto fortunata, ho incontrato un uomo straordinario, il mio amore di tutta la vita, perché mio marito è morto 8 anni fa, ma non siamo stati quelle coppie indifferenti, siamo stati un po' come quelli di Peinè, che anche da vecchi ci tenevamo per mano, e con lui e per lui sono diventata una donna normale. Sono stata una donna, una ragazza innamorata, una fidanzata che sperava di sposarsi presto, e così è stato, che a 20 anni mi sono sposata. Abbiamo avuto 3 figli, il primo si chiama Alberto, come mio papà, e oggi è un uomo quasi anziano perché ha 63 anni, e poi ne ho avuti altri 2, e poi sono diventata nonna. E dopo 45 anni di silenzio ho capito che non potevo più aspettare. Negli anni 90, quando ho compiuto 60 anni e non avevo possibilmente mai parlato, ho parlato pochissimo, ho parlato con uno sforzo enorme, anche se poi i miei figli in realtà dicono che questa ombra di Auschwitz ha aleggiato sempre nelle nostre vite. Ma non c'è stato mai un giorno che io abbia preso i miei figli e abbia detto adesso vi racconto come posso aver raccontato oggi la mia storia. Non era possibile, era troppo difficile. Era il non detto che c'è in tutte le famiglie, più o meno. Un segreto brutto, un segreto bello, o qualche cosa di così grande che è indicibile, come dice Primo Levi. Infatti io racconto quello che mi sento di raccontare, ma in realtà tutti i sopravvissuti c'è un non detto, che non si può, non ci sono le parole per dirlo. E così, diventata nonna, ho trovato la forza di pormi con grande umiltà all'inizio, perché appunto io non avevo mai parlato in pubblico di nessun argomento, e non sapevo se mi sarebbero uscite le parole. In realtà mi sono uscite all'inizio, brutto l'esempio, ma però è così, come un vomito irrefrenabile, e in effetti è stata anche una liberazione. Ormai sono alla fine di questi incontri, perché un po' perché sono troppo vecchia, un po' perché appunto mi fanno male alla salute, e quindi il tempo che mi resta vorrei fare la nonna e andare ai concerti e vedere le cose belle del mondo fino a quando ce la faccio. Voglio un po', se possibile, rubo ancora un istante
prima del saluto e ringraziamento finale a Liliana, per dirvi che abbiamo un documento straordinario che penso che resterà come volevamo permanentemente nella vita della scuola e non soltanto nella nostra memoria. E soprattutto devo ringraziarla perché ho ripreso il mio appunto sulla frase del segretario delle Nazioni Unite che vi dicevo all'inizio, perché ci ha dato un esempio lei stessa riferendolo proprio all'oggi, cioè come applicare la lezione dell'Olocausto al mondo di oggi, diceva Ban Ki-moon. Ce l'ha appena insegnato Liliana e anche per questo la ringrazio e la ringraziamo tutti quanti. Grazie ancora a tutti voi. Adesso mi dà ancora un po' d'acqua, per favore. Ah, quella lì che mi ha già dato prima il signor Gabriele. Grazie. No, mentre bevo mi fa un po' togliere. Ma la foto non mentre beve non vale.